Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto, in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a due di loro mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati, sia accolta con fede. Ecco, da questa parola che abbiamo ascoltato vogliamo attingere, diciamo così, cercare tre grazie. Uno è il rimprovero di Gesù, una è la missione che lui ci affida e un altro il coraggio speciale per svolgere questa missione. Avete sentito il rimprovero di Gesù? Gesù rimane malissimo del fatto che i suoi discepoli, gli apostoli, non hanno creduto ai primi testimoni della risurrezione. E Marco, che è il primo degli evangelisti, mette in risalto questo fatto. Non solo che Gesù è risorto e apparso, ma che i discepoli all'inizio non credono. Appare Maria Maddalena, questa testimonia, e non credono. È una donna, dice non è credibile, e poi erano tristi. Appare i discepoli di Emmaus, tornano ad annunciare agli altri che hanno visto Gesù, non credono neanche a loro. Poi Gesù appare agli undici riuniti e una delle prime cose, dopo aver detto la pace, dato la pace, li rimprovera per la loro incredulità e durezza di cuore. E questo rimprovero probabilmente ci vuole pure per noi, perché a volte non abbiamo una fede viva sul fatto che Gesù è risorto e vivo, vincitore del male e della morte. Il male del mondo e a volte dei nostri peccati indebolisce, quasi spegne la fede in Gesù risorto, e questo per lui è un grande dispiacere. Notate che Gesù, quando va dagli apostoli, non le rimprovera che non hanno avuto il coraggio di seguirlo nella passione, e Pietro l'ha rinnegato, Giuda l'ha tradito, poi sono fuggiti, è rimasto solo Giovanni ai piedi della croce. Non le rimprovera tanto di questo, perché sa la loro grande debolezza e come la prova della passione era troppo dura per loro. Però le rimprovera adesso di non aver creduto ai testimoni della risurrezione, perché questa mancanza è più grave di quella di prima. La nostra vita, già sulla terra e soprattutto dopo la morte, dipende molto dalla fede nella risurrezione, dipende molto. Il più grande dono che Dio ci fa non è della salute e neanche della concordia familiare, che pure è importantissima, e men che meno del benessere economico. Il più grande bene per noi è che
la vita di Gesù risorto possa entrare in noi. Anche quando noi partecipiamo alla messa, il frutto principale è che la vita di Gesù sbocci in noi, la sua vita risorta, la vita eterna, la vita divina. Ecco perché Gesù fa questo rimprovero, ecco perché noi anche dobbiamo un po' sottometterci a questo rimprovero di Gesù, che ci scuota e ci aiuti a capire come dobbiamo credere fermamente che Lui è vivo e risorto. Ecco, poi Gesù, dopo averli rimproverati, però rinnova loro la missione con queste parole: andate nel mondo e annunciate il Vangelo ad ogni creatura. E questa è una cosa bellissima, perché indica il motivo profondo della tua vita sulla terra, il senso del tempo che Dio ti dà, il senso delle gioie, anche dei dolori, delle malattie. Perché Gesù ti tiene qua? Perché vuole servirsi di te affinché la sua vita possa entrare nel cuore del prossimo, familiari ma anche gente, diciamo, qualsiasi, per intenderci. Portare la vita di Gesù, portare la vita di Gesù. E tu, che prima eri mezzo morto spiritualmente, adesso diventi uno strumento di Gesù per portare la sua vita. E non c'è uno scopo più grande della tua esistenza. E puoi sperimentare che man mano che tu entri in questa missione, rivivi, ti sentirai rinascere. Troverai la ragione di vita. Questa pure è una medicina potente contro la malattia diffusa nella nostra cultura, che è il non senso, la mancanza di senso della vita. Perché tante persone, io ho conosciuto anche molto ricche, famose, che avevano dalla vita, si potrebbe dire, tutto quello che umanamente si può desiderare nel mondo, poi arriva una piccola malattia, una prova, e non vogliono più vivere. Perché questa moria che c'è nella cultura moderna? Perché manca l'aggancio alla vita eterna e manca l'aggancio alla ragione di vita. La ragione di vita, noi anche con i nostri figli tante volte ci affatichiamo, sudiamo sette camicie per i beni terreni, ma non ci preoccupiamo che questi figli abbiano una ragione valida di vivere. E adesso che questo male aumenta, io ho conosciuto dei ragazzi che parlano con i genitori e li rimproverano di averli messi al mondo. Quando mai una cosa del genere? Chi te l'ha detto di farmi nascere? Perché io devo vivere? Questa è una cosa grave, prima non c'era nel sentire comune della gente, e la radice di questo è che manca la ragione di vita. Ecco perché la fede in Gesù risorto per noi è preziosa anche per la vita terrena, perché contiene la più profonda ragione di vita umana, la più forte ragione di vita umana. Noi ci siamo nel mondo perché la vita di Gesù entri in noi e attraverso di noi possa entrare negli altri. E poi dalla prima lettura dobbiamo prendere un aiuto per il coraggio di questa missione. Questa missione ha bisogno di coraggio, perché ci sono delle forze ostili al nome di Gesù, alla sua risurrezione. Già dagli inizi avete sentito che Pietro e Giovanni avevano guarito questo storpio che chiedeva l'elemosina alla porta bella del Tempio di Gerusalemme, e vengono chiamati dal Sinedrio, i quali vorrebbero spegnere la cosa, però non possono negare il fatto, perché era chiarissimo. Minacciano gli apostoli affinché non predicano più nel nome di Gesù, e loro, aiutati dallo Spirito Santo, davanti al Sinedrio invece fanno una proclamazione solennissima, che questo è stato guarito con la forza di Gesù. E poi, di fronte a loro che vogliono metterli a tacere, dicono: giudicate voi se sia giusto obbedire a voi piuttosto che a Dio. Noi non possiamo tacere ciò che abbiamo visto e udito, l'esperienza di Gesù. E questo vuol dire che la testimonianza della risurrezione di Gesù
ha bisogno di coraggio, e un coraggio speciale è di superare il rispetto umano col rispetto di Dio. Mi ricordo Chiara Lubi che ogni tanto ripeteva questo a chi manifestava questa difficoltà del rispetto umano. A volte noi per rispetto umano, come diciamo, mettiamo a tacere la verità e la voce della coscienza. E lei diceva: bisogna avere più rispetto di Dio, più timore di Dio, più amore al suo giudizio che non a quello degli uomini. Ecco, è proprio il caso di cui parla la prima lettura di oggi, dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 4. Giudicate voi se sia più giusto obbedire a voi piuttosto che a Dio. Ecco, nella vita umana in certi momenti vanno in contrasto i diritti e la volontà di Dio con i cosiddetti diritti degli uomini, che non sono veri diritti, ma sono pretese di anteporre il loro giudizio e i loro desideri ai giudizi e ai desideri di Dio. Chiediamo che il Signore ci aiuti a avere questo coraggio e questa gioia di essere nel mondo, in questo mondo, nel nostro ambiente, testimoni di Gesù risorto. Così sia.